Dirige un bel Montorio, oseremmo dire, insomma, la squadra ha ripreso il discorso interrotto prima della sosta, è una vittoria insomma limpida contro quella che probabilmente era l'avversario rivelazione di questo campionato. Sì, una squadra, abbiamo affrontato una squadra che comunque, se non sbaglio, veniva dalle ultime 8 partite con 6 vittorie e 2 sconfitte, una squadra che in 18 partite era andata sempre a segno tranne in 2 occasioni, quindi sicuramente una buona squadra, outsider di questo campionato. Noi sicuramente ci siamo preparati bene durante la sosta, abbiamo lavorato bene e siamo ripartiti con l'atteggiamento giusto con cui avevamo lasciato il 23 dicembre, facendo una grossa partita su un campo al limite della praticabilità, facendo buonissime giocate. Ho rivisto una grossa squadra, adesso speriamo di proseguire su questa onda, perché comunque il girone di ritorno sarà sicuramente per noi dovrà essere un altro campionato. Se le premesse sono queste, diciamo che siamo sulla giusta strada. Oggi una menzione particolare ci va di farla soprattutto a Pigliacelli, insomma, che magari in questo campionato non aveva trovato il gol con regolarità, oggi è stato praticamente decisivo non soltanto in fase di finalizzazione. Sì, Pigliacelli non ha bisogno di presentazione, io sono, cioè, Gianluca lo conosco, quindi so quello che può dare sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo di spogliatoio, un giocatore che in queste categorie fa la differenza. Oggi sono contento perché anche lui è tornato al gol facendo una grossa prestazione, così come mi sento di elogiare la grossa prestazione che ha fatto tutta la squadra, che è stata, ripeto, encomiabile. Lalloni, Borgo Santa Maria esce sconfitto sul campo del Montorio, risultato ovviamente legittimo, forse vi siete svegliati un po' tardi? Sì, sapevamo che la partita oggi sarebbe stata difficile, anche perché ho una squadra che è abituata a giocare sul sintetico. Mentalmente, quando incontriamo questi campi un po' allentati, visto anche le nostre caratteristiche fisiche, che giochiamo molto sulla rapidità, facciamo fatica a fare queste partite. Stiamo cercando di lavorare molto sotto questo aspetto, perché incontreremo molti campi allentati da qui alla fine e quindi dobbiamo migliorare moltissimo. Questa sconfitta ovviamente non, tra virgolette, nasconde quello che è stata la stagione fino a questo momento della vostra squadra, insomma, in assoluto forse la sorpresa positiva di questo campionato. Sì, è il primo anno per noi, per molti di noi che fanno, anche per la società che fa il campionato di promozione. Fino adesso siamo andati benissimo, ecco, oggi devo dire che abbiamo incontrato una squadra forte fisicamente, anche che ha molta qualità. Forse, ecco, il risultato è un po' bugiardo, il 3-1 è un po' pesante per noi, però ci può stare, perché potevamo fare molto di più.